Mancano poche ore a Svizzera-Italia, il primo degli ottavi di finale di 2024 Euro, dopo il gol qualificazione di Mattia Zaccagni contro la Croazia, il commissario tecnico Luciano Spalletti, ieri, ha parlato in conferenza stampa. Importanti novità fornite con l'assenza di Di Marco e alcuni cambi rispetto al pareggio contro la squadra di Dalic, dove vedere Svizzera-Italia in TV e streaming. Come di consueto sarà Rai 1 a trasmettere in diretta, l'ottavo di finale, calcio d'inizio alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport 1 e Sky Sport 4K. In streaming, tramite la Rai Play, Sky Go, o Now TV. Le probabili formazioni di Svizzera-Italia. Iachin e Spalletti senza un titolare, gli elvetici dovranno rinunciare a Widmer, squalificato, stesso discorso per gli azzurri che faranno a meno di Calafiori, per lo stesso motivo dell'ex Udinese. La Svizzera arriva a Berlino da imbattuta, con l'obiettivo di recare un altro scherzo alla banda italiana dopo la mancata qualificazione per il Mondiale del Qatar con i due rigori sbagliati da Jorginho. Svizzera, 3-4-3, Sommer, Scher, Akanji, Rodriguez, Doué, Xhaka, Freuler, Rieder, Ebischer, Embolo, Vargas. CT, Iachin.Italia, 4-3-3, Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Barella, Fagioli, Cristante, Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT, Spalletti.